forze che mi sostengono hanno compreso bene l'esigenza di parlare di problemi concreti, di futuro per Alessandria, di riprendere in mano l'amministrazione per risanarla, per risanare un bilancio al dissesto con 100 milioni quasi di disavanzo e per ripristinare la legalità, perché il Consiglio Comunale abbiamo assistito in questi anni ad un arresto per 'ndrangheta del Presidente della Commissione Territorio della maggioranza, del PDL, il caso Grassano, che mi sembra sia sotto gli occhi e le cronache nazionali, e per non farsi mancare nulla anche un caso di violenza su una donna, un consigliere, e quindi tutti provenienti dall'attuale maggioranza. Quindi io credo che non solo ci rivolgiamo alla città per ridare speranze futuro, ma per ripristinare le condizioni minime di legalità, e quindi continueremo a farlo come abbiamo fatto al primo turno, con un profilo che è non di parte. Forse noi abbiamo una coalizione che ha raggiunto una coesione fra le forze politiche ed è un valore in mezzo alla disgregazione del panorama, insomma, dei 16 candidati del primo turno e la frammentazione delle liste. Abbiamo già avuto l'appoggio delle liste civiche che sostenevano il candidato Barosini e della stessa UDC. Stiamo registrando in queste ore il consenso sul nostro programma. Noi non abbiamo cambiato il profilo della nostra maggioranza, ma siamo disponibili al dialogo sulle cose concrete per il futuro di Alessandria, e molte delle liste civiche di coloro che si sono proposti all'elezione al primo turno ci stanno dando sostanziale appoggio, o singoli candidati o forze politiche, e questo consentirà, credo, di avere un grande risultato e lunedì di vedere in questa città finalmente il cambiamento. Grazie Maria Rita Rossa, passiamo la parola a Piercarlo Fabio, che è candidato. Fabio, lei ha ottenuto il 18,3%, diciamo,